Amici della Pallamano, benvenuti al Palacalvolf di Merano. Recupero della terza giornata di campionato tra l'Alperia Merano e i cugini dello Spararepan. Appuntamento di martedì, quindi non sabato come di consueto. Questo è uno dei primi recuperi che dovrà affrontare il Merano. Due squadre che vengono da due momenti molto buoni. Il Merano è reduce da una vittoria convincente nel derby regionale contro il Bressano, mentre lo Spararepan addirittura viene da tre vittorie consecutive, tra cui la vittoria a Fondi e soprattutto la vittoria lo scorso sabato contro il Trieste. Come tutti i derby, non è mai di facile lettura. A decidere sono, come spesso si dice nei derby, il cuore e la voglia di vincere. Sono due squadre che si conoscono alla perfezione. Miljan Gagovic, l'allenatore della Piano, è stato per diversi anni collaboratore di Jürgen Brandner e capo allenatore proprio del Merano, adesso alla guida dei cugini della Piano. Sarà sicuramente un derby molto vincente. Vediamo che le squadre si stanno schierando, ultimi dettagli. C'è anche tanta amicizia tra i giocatori in campo. Molti, soprattutto nelle file della Piano, sono ex giocatori del Merano, ma oggi le amicizie non contano, oggi contano solo i due punti. E a contenderseli saranno il Merano e la Piano. Solo il fischio dell'arbitro, coppia arbitrale Cardone. Fischio dell'arbitro, si comincia. A Piano in consueta maglia gialla, mentre al Merano, come di solito, in maglia completamente nera. A Piano che attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Prima sorpresa del match, Castiglio schierato dal primo minuto, si vede che sta recuperando energie dopo il periodo di pausa. Nelle ultime partite è stato sempre più decisivo. E intanto prima palla persa della Piano e prima palla recuperata del Merano. Vediamo se ha la forza di distendersi con Nocelli, Petricevic. Incrocio per Luca Stricker. Non c'è spazio, tutto fermo. Merano decide di ragionarci su. Tanto cambio attacco difesa tra Max Brandner e Nocelli. Petricevic prova fase di studio. Brandner, incrocio per Luca Stricker, ancora Brandner, prova per vie centrali. Max Brandner sbatte contro la difesa della Piano. Ancora Petricevic e Raffl dice di no. Ora è la Piano che prova in velocità. Modestas, Simico. Prima ammonizione del match, Freund. Ha fermato così Semikov, il possente terzino russo. Modestas, Castiglio, Semikov. Castiglio incrocio per Sljepčević. Modestas prova il tiro, Martelli c'è. Merano prova in velocità con Petricevic, palla per Oliver Martini. Oliver Martini la sblocca lui, 1-0 Merano. Come già nella partita contro contro il Bressano della settimana di sabato scorso, il Merano a difesa schierata fa molta fatica, ma quando può distendersi in velocità è letale. In questo caso è stato bravissimo Petricevic a trovare sui 6 metri Oliver Martini, che non ha avuto difficoltà a superare Raffl. Ma intanto siamo già dall'altra parte con Oberauch, Castiglio, Semikov, Modestas, palla deviata dal muro e si infila beffardamente, supera Martelli. Ma siamo già dall'altra parte con Luca Stricker, murato ancora una volta Luca Stricker. Per vie centrali il Merano avrà difficoltà oggi tra Semikov e l'ex Tommy Branch, sarà difficile passare per vie centrali.
Petricevic, Max Brandner. Ancora Max Brandner, dove Castiglio prova a anticipare su di lui. Petricevic prova il tiro. Petricevic 2-1 Merano. Castiglio prova lui, Semikov, ancora Castiglio, per vie centrali, uno contro uno, e grandissimo blocco di Modestas, di Oliver Martini. Castiglio aveva ubriacato la difesa del Merano, e quando sembrava tutto aperto è spuntato dal nulla Oliver Martini, che con un muro a una mano è riuscito ad andare a stoppare il tiro di Castiglio. Grandissimo intervento di Oliver Martini. Oliver Martini è un pivot di cui si dice un gran bene, perché sa combinare le grandi doti fisiche e atletiche in difesa e in attacco. Intanto Luca Stricker prova per Petricevic, Max Brandner non trova lo spazio, prova a scaricare per il pivot, ma pallone che si perde, ma c'è stato un fallo. Si riprende con una rimessa dai 9 metri, Petricevic, Max Brandner. Intanto l'arbitro fischia, c'è stato un blocco irregolare da parte di Martini. Appiano che prova a distendersi in seconda fase, branch per Semico. Molto bravo Freund a fermare il possente terzino russo. Tanto cambio attacco-difesa tra Branch e Modestas. Chiama lo schema Castiglio. Esce il pivot. Scarico per il lituano. Incrocio col terzino russo, Castiglio. Uno contro uno, Castiglio! Tocca Martelli, ma non può trattenere. Castiglio 2-2. Tornato pigramente in difesa, è stato molto bravo Luca Stricker a vedere il buco e a battere Raffl. Aneddoto curioso tra Luca Stricker e Raffl: Luca Stricker porta la fascia di capitano che era stata di Raffl. Raffl a lungo capitano del Merano, adesso i gradi del capitano sono passati a Luca Stricker. Tanto dall'altra parte si riprende con un 9 metri, Castiglio prova l'1 contro 1, scarica per il pivot, Oliver Martini recupera un altro pallone, si distende in velocità Oliver Martini e 7 metri, ammonizione per Modestas, che guarda l'arbitro con sguardo incredulo. Modestas non si capacita della decisione dell'arbitro, dice io l'ho solo accompagnato, ma l'arbitro adesso, Castiglio va anche a chiedere spiegazioni. L'arbitro dice la spinta è stata evidente, tant'è, rigore per il Merano. Dai 7 metri si presenta lo specialista Luca Stricker, si rinnova il duello tra i due ex compagni di squadra, Luca Stricker contro Christian Raffl, e Luca Stricker ha la meglio. Merano che passa a condurre 4-2. Questa frangente difesa del Merano che regge molto bene, sorretta da un ottimo Oliver Martini, già 2 recuperi per lui. Mentre Lapiano fa fatica soprattutto con i suoi terzini. Modestas, ancora una volta Martelli dice di no. Ora il Merano decide di non spingere. Chiama lo schema Petricevic, oggi si sentono i comandamenti del centrale del Merano, in quanto dopo il nuovo decreto ministeriale il pubblico non è più ammesso ai palazzetti. Sabato scorso ancora intanto palla persa del Merano e Oliver Martini impedisce il contropiede, viene ammonito. Dicevamo, sabato scorso ancora qualche tifoso era concesso nella palestra di Merano e erano circa un centinaio, ma facevano rumore come fossero stati un migliaio. Oggi purtroppo le tribune sono deserte e questo potrebbe anche essere un fattore.
In un derby di solito il palazzetto sarebbe stato gremito, oggi purtroppo sarà così. Ma intanto il gioco prosegue. Modestas. Ancora un sfondamento, fischia l'arbitro. C'è stato uno sfondamento lontano dalla palla da parte di Dragan Zljevcevic. Blocco irregolare, dice l'arbitro, del pivot della Piano, anche lui ex meranese, quindi anche lui sente particolarmente la partita. Petricevic intanto, incrocio per Max Prantner, Luca Stricker e Raffel lo aspettava, palla che però finisce in fallo laterale, si riprenderà con una rimessa da parte del Merano. Max Prantner, dato non al meglio. Luca Stricker, ancora Max Prantner per vie centrali. Palla che colpisce. La palla, il tiro di Max Prantner aveva colpito Branch, la palla era carambolata su Petricevic che però ha pestato la linea nel recuperare la palla. E la palla è stata recuperata pertanto da Lapiano. Insiste con la batteria di terzini stranieri, Miljan Gagovic. Lapiano che è una delle poche squadre che può far girare sei terzini senza che ne risenta il gioco. Intanto Zljevcevic dall'altra parte. Due minuti, rigore e due minuti. Nocelli non se ne capacita, dice non l'ho toccato. In effetti ci è sembrato che il fallo fosse stato di Petricevic, non di Nocelli. Ma tant'è, rigore per Lapiano e esclusione per il numero 8 del Merano. Intanto cambio tra le fila del Merano, esce Martelli, entra Hannes Christanel per parare il rigore. Semikov contro Christanel. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Semikov una finta. Semikov! Lapiano che accorcia 4-3 Merano. È stato molto bravo e molto freddo Semikov con due finte a spiazzare l'esperto portiere meranese. Hannes Christanel che sabato scorso era stato uno dei migliori del Merano, neutralizzando due tiri dai 7 metri al Presano e poi nel secondo tempo chiudendo letteralmente la porta e facendo immattire i terzini del... Tutto pronto per la ripresa qui al Palacar Wolf di Merano. Derby tra Merano e Appiano che è stato molto molto vivace nel primo tempo. Appiano che conduce 12-11 sui padroni di casa del Merano e il secondo tempo che preannuncia veramente avvincente. Fischio dell'arbitro e si comincia. Qualche cambio di formazione sia a destra che a sinistra. Le due squadre provano a riorganizzarsi così. Merano senza Petricevic. Prova a organizzare l'attacco. Luca Stricker. Nocelli prova per vie centrali. Palla che scappa via. Luca Stricker non si è capito con col compagno. Il pallone che si è spento in fallo laterale. Dall'altra parte Moritz Pirchier a organizzare l'attacco. Attacco della Piano che è svoltato da quando è entrato Moritz Pirchier al posto di Alex Castiglio. Alex Castiglio per la verità oggi completamente avulso dal gioco. Intanto Modestas perde palla. Leo Prantner per Oliver Martini. Oliver Martini, pareggio Merano 12-12. E ancora una volta il Merano, quando la possibilità di distendersi in velocità è letale. E questa è proprio la filosofia che Jürgen Prantner vuole dare ai suoi ragazzi. Difesa forte, palloni recuperati e poi buttarsi tutti in seconda fase contropiede. Moritz Pirchia. Modestas prova il tiro. Hannes Christanel è entrato al posto di Lorenzo Martelli.
dice di no. Intanto dall'altra parte Max Prantner recupera un pallone che sembrava perso. Jürgen Prantner decide anche oggi di giocarsi la carta a Hannes Christanel, che tanto bene aveva fatto sabato contro il Bressano. Per la verità, al primo tempo Lorenzo Martelli aveva parato discretamente bene, ma quindi evidentemente entrambi i portieri sono in una forma sbagliata. Intanto Max Prantner prova il tiro, Raffl dice di no. Grandissimo intervento di Raffl, anche lui sta salendo di livello col passare dei minuti. Aveva faticato all'inizio della partita, ma già al termine del primo tempo aveva fatto degli interventi sontuosi e ora riparte da dove aveva lasciato in questo secondo tempo. Moritz Pirchier, Semikov, ancora Hannes Christanel, ancora una volta a dire di no al terzino russo. Seconda parata per lui. Intanto Petricevic tutto solo va a colpire il palo. Si era aperta completamente la difesa della Piano e Petricevic, quasi sorpreso del troppo spazio che la difesa della Piano gli ha lasciato, è andato a colpire il palo a portiere battuto. Errore pesantissimo di Bogdan Petricevic. Intanto sale l'incitamento della panchina del Merano e intanto Modestas ancora una volta non c'entra la porta. Oggi Modestas completamente fuori dal gioco della Piano. Tanto Petricevic per Max Prantner e ancora una volta Christian Raffl con un grandissimo intervento. Ora tanti errori sia da una parte che dall'altra. Squadre che fanno una fatica incredibile a trovare la via del gol. Panchina del Merano che prova a incitare i compagni applaudendo in assenza dei tifosi, è un modo per dare. Intanto pallone recuperato da Oliver Martini che lancia Petricevic in contropiede. Petricevic questa volta non può proprio sbagliare e va a depositare la palla in fondo al sacco, ma ancora una volta grandissima difesa di Oliver Martini che recupera un ennesimo pallone. Grandissima partita in difesa per Oliver Martini. Il Piano che in questo secondo tempo è rientrato un po' spento, devono ritrovare il ritmo. Ora Milan Gagovic prova a cambiare anche il terzino sinistro, togliendo Modestas e dando minuti in attacco anche a Thomas Branch. Ecco Branch, ma anche lui non trova la porta. Petricevic prova a organizzare la seconda fase. Ancora Petricevic, incrocio per Max Prantner, scarico per Luca Stricker. Nocelli dall'ala, Nocelli! Che gol dall'ala! In seconda fase era finito all'ala sinistra Lorenzo Nocelli e ha battuto Christian Raffl. Emilia Gagovic ha visto quello che abbiamo visto anche noi dalla tribuna. La squadra che è rientrata non concentrata dagli spogliatoi e chiama timeout. Suona la sirena, squadre che stanno per rientrare in campo. Abbiamo visto un Milan Gagovic veramente arrabbiato nell'intervallo. Prima ha catechizzato i suoi, poi ha disegnato qualche schema sulla lavagnetta. Vediamo se ora
i giocatori riusciranno a riportare ciò che ha disegnato l'allenatore in campo. Moritz Percher, palla che scappa via, ma c'è stato un intocco di piede di Max Brandner, si riprenderà con un 9 metri. Esce ancora una volta Slijepcevic, ma ancora una volta l'attacco della Piano che stagna per le vie centrali. Thomas Pranz, Semikov, tutto fermo, si alza il braccio del passivo. Moritz Percher prova a passare al pivot, palla che rimbalza qualche carambola, poi Moritz Percher si butta sul pallone, ma braccio del passivo che rimane alzato. Semikov prova il tiro e traversa, gol! Che bomba di Semikov! Il terzino russo non darà velocità al gioco della Piano, ma quando ha possibilità di tirare fa valere tutta la sua potenza. Non molto dinamico, ma sicuramente potente il terzino Semikov. Intanto Luka Stricker organizza l'attacco. Va a incrociare con Nocelli. Nocelli prova la bomba! E anche Nocelli fa vedere che la bomba ce l'ha anche lui! Che gol di Nocelli! Ha fatto partire un destro violentissimo, che Raffel ha potuto solo raccoglierlo da in fondo alla rete. Botta e risposta quindi tra terzini. Intanto Tommy Branch tutto chiuso, ancora una volta Piano che non riesce a trovare la via del gol. E adesso Moritz Percher trova il pertugio, ma Hannes Christanel ancora una volta impedisce la palla di entrare in porta. Ennesimo intervento di Hannes Christanel. Intanto dall'altra parte Luka Stricker sfonda e butta via il pallone. Si riprende con Christian Raffel che rimette la palla in gioco. Luka Stricker continua a protestare con l'arbitro, che dice è stato abbastanza plateale come sfondamento. Allarga le braccia Luka Stricker sconsolato. Ora la Piano prova ad accorciare ancora Semikov e ancora Snulli, ma spinta il più veloce di tutti è Dragan Slijepcevic, che recupera palla. Intanto dall'altra parte Leo Brandner come un fulmine. Leo Brandner, un missile, si è inserito nella difesa della Piano e ha inserito Mr. Raffel, e non solo il gol ma anche 2 minuti per Tommy Branch, che ha provato a fermarlo con una spinta ma troppo veloce per tutta la difesa. Tommy Branch ha potuto solamente commettere fallo da dietro, che non ha impedito a Leo Brandner di andare a siglare la sua prima rete. Per la verità il primo tempo è stato ben marcato, Leo Brandner non ha avuto la possibilità di esprimere tutta la sua velocità. Ora alla prima occasione, al primo tiro, ha saputo battere Christian Raffel. Ora conciliabile tra gli arbitri e il tavolo, probabilmente ci sarà da sistemare il cronometro. Fa segno l'arbitro che è tutto ok, si sono chiariti, il gioco può riprendere. A Piano che, come di consueto, si giocherà l'inferiorità numerica senza portiere, quindi porta sguarnita per i giocatori della Piano. Moritz Pirchia, intanto rientrato Modestas, scarico ancora per il capitano Modestas, tutto chiuso, palla scaricata per Lang, fallo di Leo Brandner, si riprende con un 9 metri, Modestas sotto mano, palo, gol da centrocampo. Modestas, un fatto partire un missile radente al terreno del al parquet, che è andato a sbattere sul palo e finito in rete. Nulla ha potuto Hannes Christanel. Intanto dall'altra parte il Merano rischia di perdere palla e bravo Leo Brandner a mantenerla in gioco. Oliver Martini prova a controllare il pallone, palla che sbatte, batti e ribatti, ma la palla viene recuperata dai giocatori della Piano.
Nell'azione precedente c'era stato il grandissimo gol da centrocampo di Modestas, che però ciò non toglie nulla al suo grandissimo gesto tecnico, ma ancora una volta la Piano, anche in superiorità numerica, ha fatto una fatica colossale ad arrivare al tiro. Ha dovuto inventarsi qualcosa Modestas, addirittura da 15 metri. Ancora per vie centrali, questa volta è bravo Semikov a trovare Sliepcevic, che però sbatte contro il palo. Tanto dall'altra parte Max Prantner, scarico per il fratello Leo. Leo Prantner si fa ipnotizzare da Christian Raffl. Grandissimo intervento di Christian Raffl, che ha tenuto le braccia alte e ha bloccato la conclusione dell'ala meranese. Merano che spreca l'occasione di allungare il vantaggio, e a Piano ora che ha la possibilità di pareggiare. Ancora Semikov, incrocio per Modesta, si alza Modesta, tocca Hannes Christanel, ma la palla che beffardamente rotola in fondo alla rete, pareggio della Piano. Intanto Max Prantner prova a cercare uno spazio, Petricevic, tutto chiuso. Questi minuti di pausa in panchina hanno svegliato Modestas, che da quando Milan Gagovic l'ha rimesso in campo è un altro giocatore. Gli ultimi tre gol della Piano portano la sua firma. Forse aveva proprio bisogno di essere pungolato il terzino lituano. Intanto Max Prantner si inserisce, Max Prantner va al tiro, l'arbitro non fischia, proteste di tutta la panchina del Merano. La spinta è sembrata abbastanza evidente, ma siamo già dall'altra parte. Modestas per Hannes Lang, pallone troppo alto, non può controllarlo Hannes Lang, si riprende con Christanel. Nocelli per Petricevic, scarico per Max Prantner, Petricevic lo ferma energicamente Thomas Pranz. Ora il derby sta salendo di tono, si vede anche qualche intervento rude in più. D'altronde i due punti li vogliono entrambe le formazioni. Jürgen Pranten prova adesso a giocarsi la carta da Glisic per Max Prantner. Luca Stricker prova a scaricare per il pivot, pallone che scappa via, Oberauch per Sliepcevic e Hannes Christanel. Altro intervento di Hannes Christanel, portieri veramente sugli scudi da una parte e dall'altra. Intanto Nocelli, blocco di Modestas, pallone che rimane lì, Glisic è il più veloce a recuperarlo e va a battere Christian Raffl. Fase del gioco convulsa, pallone che dopo un batti e ribatti è finito quasi casualmente nelle mani di Glisic, che è stato pronto a recuperare palla e a battere il portiere della Piano. Merano che si riporta in vantaggio 17-16. Hannes Lang, Modestas prova il scavalcamento, sfondamento abbastanza netto di Modestas. Tanto d'altra parte Oliver Martini con un altro contropiede dei suoi va a segnare il 18° gol del Merano. Tanto l'arbitro ferma il gioco, c'è da asciugare il campo. Oliver Martini oggi uno dei giocatori più positivi del Merano, grandissima difesa sta portando in campo e porta a suo porto anche in attacco, specialmente in contropiede velocissimo presentarsi oltre la linea dei difensori avversari. La Piano con tutta calma si porta di nuovo in attacco. Semikov, Moritz Pirchier, scarico per Oberau, palla un po' sporca, recuperata, Semikov prova il tiro e Hannes Christanel con l'aiuto del palo dice di no ancora una volta.
Grandissima parata di Cristanel, questa volta per la verità anche un po' fortunato, è stato aiutato dal palo, ma ancora una parata per lui. Intanto dall'altra parte Max Prantner prova lo scavalcamento, tutto chiuso. Max Prantner, Glišić. Nocelli, Glišić, ancora scambio tra i due. Ora squadre che stanno prendendo un po' fiato. Leo Prantner, incrocio per Max Prantner, inserimento del pivot, palla scaricata per Leo Prantner, Luca Stricker prova a centrare, un po' di confusione in campo, Max Prantner trova il pertugio, Max Prantner ha trovato lo sbaraglio, ha inserito e ha battuto sul primo palo Christian Raffel, palla proprio infilata nel 7 e non solo gol, anche 2 minuti per lui, 2 minuti che vanno a Dragan Zljevcevic, se non ho visto male. Sì, è Dragan Zljevcevic che esce. Quindi gol per Merano e inferiorità numerica per Lapiano. Quando siamo esattamente a metà del secondo tempo, Merano che conduce di 3 reti, massimo vantaggio in questa partita. E adesso un momento di estrema difficoltà per Lapiano. Non solo le 3 reti di svantaggio, ma anche sotto di un uomo. Deve provare a dare la svolta. Moritz Pirchia. Modestas, Semikov, ancora molto macchinosi, 2 terzini. Moritz Pirchia e ancora una volta Hannes Cristanel. Hannes Cristanel sta dicendo di no a tutte le conclusioni che arrivano. Oramai è una guerra aperta tra i giocatori della Piano e il portiere nativo di Lagundo. Scarico per il pivot e questa volta non può niente Hannes Cristanel, troppo solo Tommy Brands per poter sbagliare il tiro. Intanto Petricevic dall'altra parte, scarico per l'ala, tutto chiuso. Merano prova a riorganizzare l'attacco. Cambio attacco-difesa tra Petricevic e Glišić. Ancora 40 secondi di superiorità numerica per il Merano. Max Prantner scarica per Leo. E ancora una volta Raffel, lestissimo a chiudere le gambe, a dire di no a Leo Prantner. Portieri sugli scudi da una parte e dall'altra. I migliori in campo in questo frangente sono Christian Raffel nelle file della Piano e Hannes Cristanel nel Merano. La sfida si gioca anche tra i due portieri, cresciuti entrambi nel settore giovanile del Lagundo, poi diventati grandi entrambi con la maglia del Merano. E ancora Hannes Cristanel, doppia parata di Hannes Cristanel. Oramai è una sfida aperta. Dicevamo, entrambi i portieri, sia Raffel che Cristanel, cresciuti nelle giovanili del Lagundo, poi diventati grandi e esordito in Serie A con la maglia del Merano. Poi Raffel ha deciso di migrare nella vicina Appiano, mentre Hannes Cristanel, dopo 2 anni sabbatici, è ritornato a difendere la porta del Merano. Modestas. Scarico per Moritz Pirchia e ancora una volta Hannes Cristanel. Stiamo finendo gli aggettivi, non sappiamo più cosa dire. Intanto Leo Prantner prova a sbloccarsi e ancora una volta Raffel dall'altra parte. Oramai sono i portieri a palla da padrona, da una parte e dall'altra. Christian Raffel e Hannes Cristanel stanno chiudendo tutto quello che possono. Risultato inchiodato sul 19-17. Glišić intanto prova Merano a mettere un po' d'ordine. Sale Stricker. Nocelli, Nocelli, Nocelli! Fermato con troppa irruenza da Branch, che è stato fin troppo aggressivo, troppo plateale il suo fallo, perché gli arbitri non fischiassero un 2 minuti. Dire un po' ingenuo il numero 11 della Piano,
il fallo è stato troppo plateale, l'arbitro non ha potuto fare altro che alzare le due dita e mandarlo in panchina per 2 minuti. Erano che ha di nuovo la possibilità di giocare una superiorità numerica. Nocelli prova a mettersi in proprio e Raffel a dire di no. Ancora una volta Raffel. Risultato che non vuole schiodarsi dal 19 a 17, ormai sono diversi minuti che le squadre sono ferme su questo punteggio. Ora vediamo la piano. Miljan Gagovic chiama lo schema dalla panchina. Sale infatti Oberauch, Semikov per vie centrali. Troppo macchinosa la manovra del terzino russo. Molto molto lento. Dall'altra parte anche Modestas non mette velocità, l'unico che prova è Moritz Pircher. Modestas, Semikov, ancora Modestas. Bomba di Modestas, ma palla che sfila via toccando il palo e spegnendosi sul fondo, ma siamo già dall'altra parte con Petricevic. Petricevic ferma il gioco, prova a ragionarci su. Merano ancora 30 secondi di superiorità numerica. Petricevic, scarico per Leo Brandner, al volo per Petricevic! E il Merano ha trovato il modo per battere la difesa della Piano con una volante. Bellissima azione firmata Petricevic. È stato Petricevic a dare là l'azione lanciando nell'angolo Leo Brandner. Tutti si aspettavano la conclusione di Leo Brandner, che invece ha servito il suo compagno al centro dell'area, che al volo ha depositato il pallone in rete. Questa volta nulla ha potuto Raffel, incolpevole in questa circostanza. Squadra intanto di nuovo al completo, mentre Moritz Pircher prova a trovare un pertugio. Semikov, tutto chiuso. Moritz Pircher, scarico per Singer. E ancora una volta Kristanel a dire di no. E intanto dall'altra parte Max Brandner, scarico per Leo Brandner! E gesto di esultanza di Leo Brandner, che si sblocca dopo due errori consecutivi. È riuscito adesso a sbloccarsi e Merano, che allunga ancora, più 4, 21-17, Miljan Gagovic si gioca il suo ultimo timeout. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo per gli ultimi 9 minuti di questo avvincente derby. Merano che conduce di 4 gol, ma nulla è ancora deciso. 9 minuti sono più che sufficienti alla Piano per recuperare e ribaltare il risultato. Emilian Gagovic decide di ributtare nella mischia Alex Castiglio. Per la verità, il primo tempo per nulla positivo da parte di Castiglio. Ora Miljan Gagovic decide di affidarsi alla sua esperienza per provare a ribaltare le sorti di questo match. Modestas e Kristanel riprende dove aveva lasciato. Ancora una volta una parata di Schnulli. Intanto Max Brandner sotto le gambe di Raffel. Max Brandner si sblocca anche lui. Merano che allunga sul più 5 e ora la strada per la Piano si fa veramente veramente in salita. Miljan Gagovic toglie anche Modestas ora
inserendo Tommy Branch, non sa più a quale terzino affidarsi. Miljan Gagovic li sta provando un po' tutti, ma nessuno gli riesce a dare le garanzie che si aspetta. Semikov ancora una volta rallenta la manovra del gioco. Alex Castillo, un'altra palla persa. Intanto Leo Prantner in velocità. Leo Prantner scarica per Martini, ma è veloce. Tommy Branch a recuperare il pallone. È stato bravissimo Tommy Branch a rientrare, a intercettare il pallone, a recuperare palla per Lapiano. Probabilmente se la palla fosse finita a Martini sarebbe stata avrebbe segnato e avrebbe messo la parola fine a questa partita. Ora ancora una piccola speranza per Lapiano. 5 gol in 7 minuti sono recuperabili. Ma Hannes Christanel, con un po' di fortuna e con l'aiuto del muro, ancora una volta una parata di Hannes Christanel. Per la verità adesso è anche la fortuna dalla parte del Merano. Oggi è proprio la giornata di Hannes Christanel. Tantissimi interventi e ora anche un po' di fortuna per lui. Partita che oramai sembra indirizzata verso Merano. I due punti potrebbero rimanere qui a Merano, ma mancano ancora 7 minuti. Ancora c'è tempo per Lapiano, ma deve esserci un cambiamento da parte di tutta la squadra del Lapiano. Intanto palla persa del Merano, prova il Merano a rimettere in partita Lapiano. Overauch prova il volo, Martini recupera palla, Luca Stricker scarica per Leo Pranter, Glisic sotto mano, Glisic con quella che probabilmente è la rete che mette fine a questo match. 6 gol di vantaggio per il Merano e sguardo dei giocatori della Piano perso nel vuoto. Dei del basket che comunque stanno guardando a Merano, quanto anche molto fortunata nei rimpalli in queste ultime due azioni il Merano. Ora Castillo prova lui, scarica per Hannes Lang, tutta l'esperienza di Hannes Lang c'è voluta per battere Hannes Christanel. Ride Hannes Christanel, probabilmente in cuor suo lo sapeva che Hannes Lang avrebbe tirato in quel modo. Questo è da anni il marchio di fabbrica di Hannes Lang, il pallonetto sul palo lungo. L'unico che che è riuscito negli ultimi minuti a battere Hannes Christanel è Hannes Lang. Ora Jürgen Prantner decide di non correre rischi e chiama un timeout. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo per gli ultimi 6 minuti. Risultato 23-18 in favore del Merano. E Merano anche in possesso di palla. Glisic. Prantner. Max Prantner prova lo spiraglio. Max Prantner! Rete! E ora sì che la partita è finita. Piano che prova disperatamente a trovare un gol, ma non si passa oggi con Hannes Christanel. Non ce n'è. Ennesima parata di Hannes Christanel. Piano disperato, non sa più come segnare.
E quando mancano 5 minuti alla fine della partita non c'è più molto da fare per i giocatori della Piano. Max Brandner, Glišić, palla deviata. Leo Brandner a rimettere il pallone in gioco, chiama a sé un compagno. Martini, Glišić, palla che scappa via in comprensione con Luca Stricker. La Piano prova ad accelerare l'attacco con Castiglio per Oberauk. E ottima difesa del Merano che intercetta anche questo pallone. Castiglio prova il tiro, Castiglio va a segnare, ma oramai è troppo tardi. Seconda rete per Castiglio, ma oramai i giochi sono decisi. Ci apprestiamo a 4 minuti di garbage time, come si direbbe in NBA. Max Brandner, Luca Stricker, Petricevic, Leo Brandner, Stricker, si alza il braccio del passivo, Petricevic prova la conclusione, atterrato Petricevic, si riprenderà con un 9 metri, braccio del passivo che rimane alzato, Merano che deve andare alla conclusione, Nocelli, Petricevic deve tirare, Petricevic! E mette la palla nel 7, veramente dei della pallamano che oggi hanno occhi solo per il Merano. Castiglio prova un passaggio improbabile al pivot, pallone che rimane in possesso della Piano, ma oggi la Piano ha solo da ricriminare se stesso se deve perdere questa partita. Troppe palle perse e troppi errori al tiro. Ecco ancora Hannes Kristanel. Oramai abbiamo perso il conto delle parate di Hannes Kristanel, ma in questo secondo tempo è stato devastante. Dicevamo che la Piano deve solo recriminare per le sue palle perse e per i suoi errori al tiro. Merano d'altro canto ha presentato il suo gioco, ottima difesa supportata da un ottimo Hannes Kristanel tra i pali. Tanto Leo Brandner va a segnare la sua terza rete. Oberauk, palla troppo alta. Dunque Merano che vince il suo primo derby di questa stagione. Poi ci saranno da recuperare i derby col Bolzano e il Bressanone, speriamo il prima possibile. Un calendario molto fitto attende i Diavoli Neri. Mentre la Piano, intanto Max Brandner va a segnare la 27esima rete per il Merano. Dicevamo Merano che l'attende un calendario fittissimo, tanti recuperi per i Diavoli Neri. Mentre la Piano è una delle pochissime squadre della Serie A Verreta che ha disputato praticamente tutti i match. Tanto Castiglio, ancora una rete per Castiglio, ma si è svegliato decisamente troppo tardi Alex Castiglio. Oramai queste reti sono solo reti di contorno. La partita è ampiamente decisa, si sentono le grida della panchina del Merano, man mano che escono i giocatori esultano con questi. In questi ultimi minuti sta svuotando la panchina Jürgen Brandner. Intanto Luca Stricker, palla che scappa via. Ultimo minuto di gioco. Castiglio, ancora Castiglio. E ancora una volta Castiglio con la sua terza rete. Con la sua quarta rete Castiglio, ma tutte e quattro le reti sono venute oramai a partita ampiamente decisa. Ultimi 30 secondi del match. Applaude la panchina del Merano. I tifosi, intanto Romei va a conquistarsi un tiro dai 7 metri.
con cui molto probabilmente si concluderà la partita. I tifosi del Teufelskerle che non hanno potuto accedere al palazzetto saranno sicuramente felici di questa vittoria nel derby da parte dei Diavoli Neri del Merano. Suona la sirena, c'è ancora tempo per l'ultimo rigore, è lo stesso Romei che va a batterlo. Romei e va a segnare, anche Romei si iscrive al tabellino, dunque 28 Merano, 21 Appiano, Diavoli Neri che si aggiudicano il derby con i cugini dell'Appiano, un derby che è stato a lungo combattuto ma poi nella metà del secondo tempo Hannes Christianel ha deciso di abbassare la saracinesca, non ha fatto più entrare nessun pallone in porta e il Merano ha avuto gioco facile a allungare e si aggiudica questo primo derby stagionale per 28-21. Da Merano è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento da Luca Bonissegna.